Grazie, deputato Maestri. Adesso la parola al deputato Cristian Invernizzi, prego. Grazie signora Presidente. Ma diciamo che se dovessimo basare il nostro ragionamento esclusivamente sull'ultimo intervento, sulle ragioni esposte nell'ultimo intervento, dovremmo dire che probabilmente stiamo perdendo tempo. All'interno dell'Aula della Camera dei Deputati nel 2017, dopo quello che è avvenuto negli ultimi 3 anni in Italia, c'è un gruppo politico che non ha alcun problema a dire che non vi è una questione pesante, grave in Europa per quanto attiene al radicalismo islamico. Questo è il segnale, cari colleghi, di come la battaglia, prima ancora, e sono d'accordo che militare contro il radicalismo islamista, dovrebbe essere culturale, perché quando noi ci troviamo a piangere quasi ogni 2 mesi, la frequenza più o meno è questa, 2 o 3 mesi, decine di cittadini europei che indipendentemente dalle loro opinioni politiche, dai loro orientamenti sessuali, semplicemente per il fatto di essere occidentali e in quanto tali identificati come nemici, non da convertire, ma da sgozzare, da triturare sotto i camion. Se veramente noi pensiamo che non vi sia un problema di radicalismo islamico nelle nostre comunità, all'interno anche di stati che hanno una tradizione immigratoria ben più lunga della nostra, dobbiamo capire forse e farci una domanda su quale sia il nostro concetto d'Europa, sul quale sia il concetto anche di sentirsi orgogliosi di essere portatori di una storia che sicuramente ha delle pagine oscure nel passato, ma che ancora oggi, dico nel 2017, mi riferisco alla civiltà europea, quella occidentale, non ha nulla di cui vergognarsi di fronte alle altre civiltà. Io ho apprezzato l'intervento dell'onorevole D'Ambrosio, ho già avuto occasione in sede di discussione di vari emendamenti di esternare appunto l'apprezzamento per l'attività professionale del nostro collega, che fu uno dei primi in Italia, se non il primissimo, ad occuparsi, dal punto di vista appunto come magistrato, del problema degli attentati islamici. Ho apprezzato soprattutto il passaggio in cui, con una certa pacatezza, comunque sottolineava il proprio disappunto per l'emendamento che è stato approvato e che richiamava l'attenzione sul rischio islamofobia in Italia, quindi la necessità di provvedere a tutta una serie di interventi finalizzati a far sì che questo non vi fosse. L'ho apprezzato perché è più o meno lo stesso approccio che noi abbiamo nei confronti del problema che ci troviamo a dover affrontare. E ci spiace tanto che anche in sede appunto di discussione su come fare per prevenire la radicalizzazione e l'estremismo violento, un'importante parte politica del Parlamento, quella che oggi rappresenta la maggioranza relativa, si sia premurata di far sapere a tutti che non è un problema di islamofobia. È preoccupante, molto preoccupante, perché noi o ci fichiamo in mente che il radicalismo di matrice jihadista, come vi piace definirlo, ha delle pesanti attinenze con la religione islamica, oppure culturalmente abbiamo già perso. Culturalmente la battaglia che queste persone portano quotidianamente contro i nostri valori, contro le nostre tradizioni, ve l'hanno già vinta. Qui non c'è un problema di non risultare islamofobi, non è questo il problema. Ed è pericoloso anche inserire classificazioni di questo tipo, perché vedete, se passasse il concetto che quando attacchi il radicalismo islamico, tu vuoi attaccare in questo modo anche la religione islamica e pertanto non puoi farlo. Ed c'è un precedente proprio di pochi giorni fa, un sottosegretario del governo attualmente in carica, Enrico Migliore, in televisione ha detto, a un nostro esponente tra l'altro, non si può utilizzare la parola clandestino.
è vietato utilizzare la parola clandestino perché questo è indice di razzismo. Nel momento in cui a coloro che vogliono fare una battaglia, ripeto, ancora prima che militare ma culturale, tu impedisci di utilizzare determinati termini che non sono per nulla razzisti, significa che ti poni in una condizione che era già stata peraltro prevista 70 anni fa dal grande George Orwell nella sua immortale opera 1984. Se all'interno di quest'Aula noi dibattiamo non di come impedire che in un mercatino di Natale tra bambini, donne, eccetera, a un certo punto, mentre ti stai divertendo, mentre stai festeggiando, anche spero che sia ancora legittimo nell'Europa del 2017, una radicatissima tradizione cristiana, a un certo punto ti vedi travolto tu e la tua famiglia da un camion. Se non parliamo, non discutiamo di questo, di cosa dobbiamo discutere? Gli americani hanno un bellissimo modo di dire, si chiama il test dell'anatra, per sottolineare in alcuni casi la illogicità di alcune pretese. Il test dell'anatra dice che se sembra un'anatra, nuota come un'anatra e starnazza come un'anatra, probabilmente è un'anatra. Allora, se vi è una persona che prima di uccidere rilascia una dichiarazione filmata in cui afferma di voler sacrificare la propria vita portandosi indietro il maggior numero possibile di infedeli per Allah, per la sua grandezza, per manifestare in questo modo la vera natura, secondo lui, dell'Islam. Ma siamo proprio noi a dover dire che questo non c'entra niente con l'Islam, oppure il mondo islamico che dovrebbe fare uno sforzo ulteriore rispetto a quelli che ha fatto finora, permettetemi di dire sforzi assolutamente inutili fino adesso per espellere questa concezione che è radicata al suo interno, ma dobbiamo preoccuparci noi di non passare per islamofobi nel momento in cui avviene, ed è successo a tutti noi, che imam, quindi non persone che con l'Islam non c'entrano nulla, imam che vengono invitati a predicare in alcune moschee o centri islamici, cito l'esempio di Bergamo, 3 anni fa, e che dopo vengono arrestati per propaganda jihadista. E di fronte a fatti di questo tipo, affermare che allora un collegamento con il radicalismo islamico c'è anche nel circuito delle moschee è da islamofobi o è da realisti? Io non entro nel merito delle ricerche sentite, le percentuali fatte, ma ritengo che vi sia una grandissima differenza tra lo sfasciare una vetrina di un partito politico, della sede di un partito politico avverso, come capita spesso anche alla Lega Nord, e armarsi, andare in una piazza e sparare contro tutti. C'è una grandissima differenza, onorevole maestro, una profondissima differenza. È una differenza che è autoevidente, non c'è neanche bisogno di spiegarla. Io continuerò, e come Lega Nord noi continueremo, ad opporci alla sconfitta già annunciata, sconfitta di un Occidente che quasi sempre, e l'abbiamo sentito anche in alcuni discorsi precedenti, sente il dovere di chiedere scusa al resto del mondo. Abbiamo sentito ancora citare le crociate, abbiamo sentito citare Giordano Bruno. In quest'Aula, mentre parlavamo cioè del radicalismo islamico, abbiamo sentito, e legittimo per carità, condannare alcuni aspetti della religione e della storia cristiana. Se la Lega Nord avesse preso la parola per condannare alcuni aspetti della storia della religione islamica, così come è stato fatto tranquillamente nei confronti di quella cristiana, noi saremmo stati accusati di islamofobia, mentre invece forse dobbiamo anche metterci in mente che o insegniamo ai nostri figli non a non essere islamofobi all'interno, ma via la conclusione, all'interno delle scuole, ma forse dovremmo insegnare veramente qual è stata la storia dell'Europa, cos'è la storia del nostro Stato, cos'è la storia delle nostre comunità, perché di fronte agli attacchi che ci vengono portati, ripeto, indipendentemente dal fatto che si sia di destra o di sinistra, eterosessuali, omosessuali, ma in quanto occidentali e in quanto simboli, pertanto, di un mondo che loro ripugnano al punto tale da sacrificare la propria vita pur di portarsi dietro il maggior numero dei nostri conterranei,
noi abbiamo soltanto un dovere, e non è fare leggi di questo tipo, onorevoli colleghi, ma è prendere atto della realtà. C'è un problema islamico in Italia, c'è un problema islamico in Europa, affrontiamolo prima che sia troppo tardi. Grazie.